patologia è stata scoperta quando io avevo 3 mesi e adesso sono 43 anni ormai che trasfondo, perché sono talassemica. Talassemia significa che il mio midollo purtroppo non funziona come dovrebbe, quindi non riesce a creare globuli rossi. Quindi la mia vita è legata alle trasfusioni di sangue. Ho 77 anni e dal 2010-2011 che faccio trasfusioni perché sono soggetto a una forte anemia. Dopo non ci sono effetti collaterali, anzi, si sente più carichi, ci si sente. Dopo la trasfusione per una settimana vado tranquillo, ho degli hobby, mi diletto un po' in cucina, mi passo il tempo così. La mia vita è condizionata, comunque bisogna regolarsi se devi fare qualcosa, tipo devi andare via, devi mettere in preventivo quanti giorni vai via, no, perché comunque non puoi non trasfondere. Non trasfondere equivalerebbe a non vivere. In questi anni non ho mai avuto problemi a trovare il sangue. Sono sempre comunque disponibili nel fabbisogno che uno ha, anche perché in tutta Italia adesso ci sono i centri per talassemici. Conoscevo l'Avis per mezzo di mia moglie che era donatrice, mia figlia che è donatrice sia di sangue che di midollo. Poi più adesso sono subentrati i nipoti che donano anche loro, visto che li ho spronati. È un rapporto col donatore di fiducia, cioè io mi fido della persona che va a donare il sangue. Sono talmente sicuro perché vedo che la controllano sia il medico che l'infermiera. Però capisco anche che magari dalla parte del donatore ci sono anche molti dubbi. Però spero che guardando me capiscano che è una cosa grandissima, che magari a loro costa poco. L'unica cosa che posso dire a chi dona, che fa un atto grandissimo, nel senso che noi senza di loro non potremmo vivere. Fare pubblicità nelle scuole, specialmente nelle scuole superiori, che c'è gli studenti che finiscono la scuola, che hanno 17-18 anni, quindi sono già idonei per fare delle donazioni. È un controllo sia per chi dona, è un favore per chi ci riceve. Non finirò mai di ringraziare queste persone, perché grazie a loro io posso avere una vita normale come tutte le persone che non hanno delle patologie come la mia. Continuerò a fare quella vita che faccio un po' sacrificata, ma con gioia lo stesso. E tanti tortellini.